Questo programma vi è presentato da Viaggio e Vedo. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianluigi, Radio Vacanze per l'Italia, Ascolta il Piave. Oggi il 16 giugno abbiamo una puntata ricca come sempre, con tante novità, e soprattutto oggi parleremo dei granatieri di Sardegna con l'avvicinarsi della loro festa. Della settimana scorsa, la festa dell'arma d'artiglieria che si è svolta a Bracciano e della battaglia del solstizio. Parleremo del generale Armando Diaz, il comandante dimenticato, e mi piace anche pensare oggi che diciamo si avvicinano gli esami per i futuri maturandi. Anche qui va ricordato, perché questi ragazzi hanno l'età dei nostri nonni in grigio verde. Ecco, mi piace pensare che, siccome sappiamo che il tema della prova d'italiano riguarderà anche la Grande Guerra, mi piacerebbe pensare, anzi voglio pensare con tutto me stesso, e credo che anche voi che seguite il programma ormai da tanto tempo, che questi ragazzi abbiano, ognuno dei nostri soldati, chiunque scelga il tema della Grande Guerra, abbia un fante, un artigliere, un granatiere, un bersagliere, un alpino che sia al suo fianco e che gli suggerisca che cosa è successo, per fare un bellissimo tema. Allora facciamo anche gli auguri ai nostri ragazzi, e questo è il nostro modo di iniziare la puntata. Allora, avevamo promesso che parlavamo di granatieri, e cominciamo ascoltando la loro canzone. A voi ragazzi. Eccoci qua, allora siamo rientrati in sede qui dove trasmettiamo dagli uffici della Viaggio e Vedo, qui Radio Vacanze. Abbiamo la possibilità, grazie a loro, di trasmettere, appunto ci danno lo spazio in questa trasmissione. Ricordiamo che per entrare in contatto con noi basta fare lo 06 410 16 80 oppure lo 06 410 36 36, un sms al 320 46 87 503 oppure un'email a gianluigi@radiovacanze.com. Bene, parlando sempre di granatieri, lo voglio fare per molti motivi. Intanto continuiamo ad ascoltarla come sottofondo, la loro canzone. Ecco, lo voglio fare in questa maniera, intanto rendendo omaggio a questi ragazzi con la loro corrispondenza, il loro raduno sul Monte Cengio, che ricorda la battaglia in cui si distinguero in una maniera eccezionale, ricordando appunto il valore di questi ragazzi. Mi diceva il mio amico Max Maniero,
lui ufficiale dei Granatieri di Sardegna, che appunto questa mole venivano scelti perché erano appunto dei ragazzi belli prestanti, in quanto le granate erano molto pesanti e per lanciarle ci voleva un certo fisico. E allora venivano scelti questi ragazzi. E poi una cosa che è molto importante, che forse i ragazzi che oggi faranno il tema non sanno, è il reggimento più vecchio, diciamo, tra virgolette, dell'esercito italiano. Questo lo rende anche partecipe. Io che li osservo sempre dall'esterno, però quando vedo questa fratellanza, come appunto la fratellanza della, che hanno questi reparti, è molto forte, e c'è una festa della fratellanza granatesca che si svolge ad Orvieto il 15, il 16, il 17 e il 18 di ottobre del prossimo 2015. Dunque, come vedete, stanno insieme sia in questi giorni sul Monte Cencio, e che hanno invece poi ad ottobre si vedono nella loro caserma ad Orvieto. Ecco, io ovviamente, essendo di un'altra arma, non conosco bene la loro specialità, però faccio vedere questi ragazzi che a 20 anni ci tengono ancora a ricordare i loro nonni, le loro gesta, e lo stare insieme mi fa veramente piacere. E poi questo, questa musica la dedico anche ad Enrico Muccitelli, che è il granatiere di Sardegna, che con me ha girato il video sul generale Diaz. Ecco, prima di andare avanti con il programma e parlare anche di altre cose, questo video del generale Diaz è molto importante, lo voglio raccontare, perché su 55 milioni di italiani eravamo in due, io ed Enrico. Abbiamo fatto questa simbolica rievocazione pensando appunto al nostro comandante in capo di allora dell'esercito italiano, il generale Armando Diaz, questo uomo partenope ormai sull'età cinquantenne, che continuava a motivare gli uomini sempre e dovunque su ogni fronte, era lì solo, non c'era nessuno. E allora l'idea di andare a ricordarlo, di fare questo piccolo video, ci è sembrata giusta. Siamo andati a trovarlo, l'abbiamo con piacere salutato, e poi siamo andati a salutare invece il cavaliere di Vittorio Veneto, Leoni Luigi, e mio nonno, per associare il soldato al comandante in capo delle forze armate. Il dispiacere che eravamo soli e che lui era abbandonato da tutte le istituzioni era veramente tanto, tanto. E poi notare che dentro questa tomba, che appunto sembra quasi una trincea, abbiamo visto delle monetine da 5 centesimi lanciate dentro, come si fa a Fontana dei Trevi. Ecco, questo messaggio io mi auguro che arrivi anche attraverso molti di voi, anche alle istituzioni. Un generale che ha comandato un intero esercito di italiani in guerra non può valere 5 centesimi, è fuori da ogni logica. Non... provate a immaginare sulla tomba di vostro padre a trovare 5 centesimi. Ecco, questo è quello che voglio dire. Chiunque vorrà venire a Roma a trovarlo, io gli darò le indicazioni, farà molto piacere, e questo voglio proprio riaffermarlo. Andate a trovare i nostri nonni, conservate la vostra memoria, perché è la memoria di Italia. Bene, il video lo trovate anche su YouTube, ovviamente, basta digitare appunto visita al generale Armando Diaz, o andare sul profilo Facebook di Gianluigi Leoni, lo trovate lì, così, e potete condividerlo per raccontare la memoria. Bene, allora andiamo avanti, e dopo questa chiacchierata sul nostro generale lo facciamo con Danilo Chiaro e il suo libro sulla Grande Guerra. Danilo, come sempre, a te gli onori dei microfoni, raccontaci che cosa hai scoperto. Danilo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori da Danilo Chiaro e benvenuti nell'angolo culturale della trasmissione L'Italia Ascolta al Piave, condotta come sempre dal nostro amico e speaker Gianluigi Leoni. Anche oggi parleremo brevemente di un romanzo ambientato o scritto durante la Grande Guerra. Il libro che ho scelto oggi si intitola Nelle tempeste d'acciaio. L'autore è Junger. Questo romanzo divenne ben presto un classico della memorialistica bellica, apprezzato particolarmente negli ambienti della destra germanica, a partire del
periodo post-bellico, questo più per motivi ideologici che letterari. In quest'opera, infatti, furono letti toni eroici e patriottici che inneggiavano alla guerra e alla bella morte, e fu quindi considerato in quegli anni un'ode al coraggio dei soldati germanici. Questo nonostante furono sconfitti soltanto dalla superiorità tecnica del nemico, ma determinati a resistere fino alla morte. Questo ovviamente era il parere di quella parte di destra tedesca che ancora inneggiava alla guerra. Junger descrive i fatti quasi come se intendesse osservare questo fenomeno al microscopio. Infatti non compaiono mai toni retorici, le descrizioni sono precise, oggettive, vivide e cruente. La partecipazione emotiva da Montedesco è limitata e traspare un senso di stoica accettazione per uno stato di cose ineluttabile. In altri termini, Junger, che in nessun caso mette in dubbio la giustificatezza intrinseca di quella guerra, esprime rammarico e dolore per i compagni, che uno dopo l'altro vede cadere. Ma sul dolore per le perdite campeggia la consapevolezza del fatto che la guerra è un male necessario e che la priorità assoluta rimane comunque compiere il proprio dovere di soldati. Questo spiega anche il motivo per cui questo libro è stato inneggiato per molti anni, come dicevamo prima, dalla destra tedesca. Qua non c'è spazio per grandi descrizioni dei personaggi, che vengono in realtà presentati solo per raccontarne la morte o il ferimento in poche righe. E anche i dialoghi sono praticamente inesistenti, trattandosi più che altro di una narrazione basata su un diario semi-epistolare. Junger presenta anche se stesso, descrivendosi mentre negli intervalli fra gli assalti, ossia leggendo o conversando amabilmente con i civili, cui aveva requisito l'alloggio, oppure mentre trascorre i brevi periodi di convalescenza per le numerose e continue ferite riportate, nell'attesa di riprendere il suo posto in prima linea, pronto a un nuovo fatto tale. Questo ci riporta a numerosi lettori. Letteratura, parte di letteratura anche da parte italiana. Mi viene in mente Primo Levi, non Primo Levi, mi vengono in mente molti altri autori che hanno usato questo genere letterario, che però si è rivelato efficace per narrare quei fatti storici. Qua ovviamente non c'è nessuna condanna sulla guerra, nessun giudizio etico sul massacro di milioni di uomini a fronte di obiettivi risibili o indeterminati, e nessun accenno alla condizione inumana delle trincee. E questo rende questo libro unico, soprattutto interessante, e comunque si rivela un'opera assolutamente degna di letteratura, di lettura attenta, ma soprattutto rispettosa, se non altro perché è l'espressione di chi la guerra la perse. Ora vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima settimana e augurandovi un buon proseguimento di puntate. Ecco, come sempre una salva di cannone da 149. Ricordiamo che questo audio che sentite viene ripreso dal cannone detto l'ippopotamo che è sull'Adamello. Bene, voglio farvi sentire anche il nostro amico che non manca mai gli appuntamenti, Vincenzo Di Guida, esperto della Croce Rossa, dove ci racconta anche qui la sofferenza e soprattutto la battaglia quotidiana per la sopravvivenza anche nei campi di concentramento. Vincenzo, grazie come sempre, a te i microfoni. Pronto? Buongiorno al nostro amico Vincenzo Di Guida, come stai? L'esperto Buongiorno della Luigi, Croce benissimo. Rossa. Buongiorno e saluti a Luigi, tantissimi radioascoltatori. Grazie, gentile da parte nostra. Noi come sempre vogliamo raccontare un po' le storie dei nostri nonni in Grigio Verde. Come sai, anche la visita fatta al generale Armando Diaz, quella che dicevamo, è andata benissimo. Abbiamo portato Sì. l'omaggio a tutti quanti, diciamo, di tutti quanti noi. Assolutamente, ho seguito la cosa con tanto piacere. Anche devo dire che sono arrivate come sempre le risposte del pubblico e insieme a te l'occasione per ringraziarli tutti, perché la trasmissione parla appunto delle persone, ecco, questo è importante. A proposito di Certo. persone, volevamo toccare, anche se diciamo in maniera così impropria, ma che cosa erano i campi di concentramento allora, o i campi di prigionia, come si chiamavano, dove poi la Croce Rossa operava a pieno titolo proprio. Certo. Beh, guarda, i campi di prigionia in realtà nascevano durante la prima guerra mondiale nella ipotesi di un conflitto breve, e quindi non pensando che poi ci fosse la necessità di accogliere tante persone per un tempo così lungo, parliamo di circa 3 anni ovviamente, insomma. E naturalmente quindi anche tutte le infrastrutture dei campi erano dimensionate per questo fine.
Quindi puoi ben immaginare invece cosa capitava in questi campi di concentramento, in questi campi di prigionia, invece nei lunghi inverni e anche nelle torride estate che in effetti si susseguivano. Certo. Io voglio semplicemente ricordare alcuni nomi di questi campi di concentramento, di prigionia che ci sono stati durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare quello di Mauthausen, che poi è stato anche riaperto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma tristemente noto anche le camere a gas dei nazisti, ma quella è un'altra storia. Poi quello di Theresienstadt in Boemia, di Rastatt in Germania Meridionale e a Celle vicino ad Hannover, in effetti. E ti dicevo che le condizioni di vita in questi campi di concentramento erano l'assoluta monotonia e la costante richiesta del cibo, essenzialmente. Certo, perché non perché nonostante assolutamente non avevano per mandarla al fronte, figuriamoci per darla ai prigionieri. Certo. Certo, in effetti devi sapere che nel 1914 c'era stata la convenzione dell'AIA, che era stata firmata da 44 stati, che in effetti assicuravano ai prigionieri delle condizioni simili a quelle dei soldati al fronte, essenzialmente, dal punto di vista del trattamento e anche dal punto di vista del cibo. Ma poi, come ben dicevi tu, le condizioni erano tali che neanche i soldati al fronte le potevano ricevere con particolare regolarità o con particolare abbondanza come dire, i sussidi per poter sopravvivere, figuriamoci poi i prigionieri. Certo, e certo. Quindi in effetti capitava che ad esempio le pane sempre più maggiori come dire, percentuali di paglia o di altri surrogati, di ghiando per esempio macinate, venivano sostituite alla farina di grano. E quindi noi leggiamo oggi dei diari redatti a suo tempo da alcuni di questi prigionieri che in realtà dicevano che appunto era più paglia che farina quello che mangiavano essenzialmente. Inoltre sarebbe da pensare un attimo, provare che vuol dire a mangiare della paglia. Sì, ma non solo questo, considera che ovviamente quando per esempio c'erano poi le commissioni che andavano nei vari campi di concentramento, nei vari lager, diciamo così, poi è chiaro che venivano dirottate nei posti, nei reparti migliori dei campi, quindi essenzialmente nelle cucine o comunque quelli deputati a fare determinate operazioni. Quindi le condizioni riportate erano assolutamente migliori di quelle della realtà della maggior parte dei prigionieri. E si era anche sviluppata una particolare occupazione nei campi di concentramento, che era quella della caccia ai topi, per potersene poi cibare, essenzialmente, vista la penuria, la carenza perniciosa della carne. Immagina un po'. Ecco, dunque, perciò, ecco, questo è uno degli aspetti che andrebbe raccontato e sempre sostenuto, perché la memoria non debba perdersi. Immaginate i ragazzi di 20 anni che praticamente hanno fame di tutto, come oggi i nostri figli, fortunatamente. Tu considera che assolutamente, considera che quando poi buona parte di questi militari prigionieri sono rientrati in Italia avevano un peso medio intorno ai 40 kg, insomma 40-50 kg, ma al massimo quelli che erano passati meglio, se così vogliamo dire. No. Quindi immagina lo stato di malnutrizione perniciosa che loro avevano. Frequentissime poi quindi erano malattie come la tubercolosi e anche poi malattie ovviamente quelle contagiose, certo. Tra cui vaiolo, febbre spagnola, insomma, e tanti altri morti. Fisico diabilitato, non debilitato, aveva ma anche le condizioni igienico-sanitarie del tutto carenti ovviamente, certo. Quindi certo. C'erano poi, voglio dire, la somma di entrambi i fattori essenzialmente. E chi praticamente superava queste angherie era veramente temperato a qualsiasi proprio di, diciamo, avventura del dopoguerra, perché passato per lì veramente poi ti fanno paura poche cose, insomma, ecco, via, questo certo, è un po' da certo. Dirlo. Ecco, io volevo parlare anche all'interno la Croce Rossa, come si muoveva con quello che riguarda medicinali, cure, come poteva muoversi all'interno di questi campi, tu ne hai riscontro? Ah sì, la Croce Rossa ovviamente era in pratica l'unico organismo sovranazionale
che si muoveva per portare un minimo di conforto a queste persone. Devo dire che tra l'altro alcune di queste persone, come dire, avevano quasi saltato con, dopo mesi e mesi di trincea, quasi con favore il fatto di essere stati catturati, quindi mandati in campo di concentramento, ma poi si erano trovati dalla padella alla brace, per quello che ci siamo visti prima. E la Croce Rossa, ti ripeto, faceva quello che poteva, perché poi la Croce Rossa in realtà cercava di raccogliere le donazioni da parte dei civili di tutti gli stati dove aveva sedi e di inviare questi pacchi presso questi luoghi, naturalmente. Ovviamente poi non aveva nessun controllo oltre il momento in cui aveva distribuito i pacchi con quello che succedeva all'interno delle strutture. E noi abbiamo, in particolare poco tempo fa, ho letto un libro in cui erano riportati dei diari di alcuni di questi prigionieri, dove un prigioniero diceva che lui era passato del pane con un po' di carta e un po' di inchiostro per poter scrivere, diciamo così, il suo diario, anche perché diceva anche il problema della monotonia, quindi il fatto di scrivere un diario quotidiano aiutava. Ti rendeva vivo, tempo. Ecco, ti rendeva vivo. Diciamo di sì. Sì, esattamente. Però dice, proseguiva questo soldato, dice che aveva fatto i conti senza l'oste, per cui già la sua, come dire, situazione di debolezza era estrema, il non mangiare quel giorno aveva portato in effetti ad una situazione di ancora più grave, di assoluta mancanza proprio, diciamo, di vitalità, per cui era svenuto con giramenti di testa e quant'altro, quindi era una situazione grave proprio al limite. Ecco, questo è quello che si vuole. Noi parliamo di queste cose proprio per dare segnale a chi ci ascolta, in particolare le nuove generazioni, di quanto hanno sofferto per avere quel minimo di libertà, certo, che oggi hanno loro, i loro nonni o i loro trisauri ancora. Tieni presente che la definizione, come dici tu, ma la definizione di scemo di guerra poi alla fine deriva soprattutto dalla prima guerra mondiale, tanti militari ritornarono in patria e in effetti poi subirono i postumi di una serie di aggressioni psicologiche, di questioni che hanno fatto sì che non si riprendessero più. Tra l'altro all'epoca non c'era nemmeno la consapevolezza medica di capire che era lo shock post-traumatico da bombardamento. Esattamente, e considera infatti le ricerche per quanto riguarda lo shock post-traumatico, diciamo così, da stress, si sono approfondite durante il conflitto quasi 70 anni dopo. E la verità è che all'epoca i medici non sapevano fare altro che curare questi sfortunati con l'elettroshock, quindi aggravando la situazione di queste povere persone. Quindi immagina un attimo quello che poteva. Questo sarà un argomento che tratteremo la prossima volta. Assolutamente, i vari come intervenivano sulle mutilazioni. Intanto voglio ringraziarti nel tenere presente poi che la battaglia del solstizio, proprio per dare forza a quello che hai detto, se pensate che abbiamo sparato con 5.000 pezzi d'artiglieria e minimo si sparavano 3-4 colpi al minuto, immaginate se in un'ora si sparano 200 colpi per ogni pezzo, moltiplicateli per 5.000 bocche da fuoco. Assolutamente, quindi immagina anche la pressione psicologica che subivano queste persone sottoposte a questo bombardamento così intenso. Sarà proprio l'argomento della prossima puntata. Voglio ribadire, ripeto, che la Croce Rossa ha avuto questo importantissimo ruolo che ha tuttora, e per questo motivo io, come al solito, a fine di ogni nostra chiacchierata saluto ovviamente tutti i miei riferimenti che sono in Croce Rossa, partendo dal generale Lupini, che è l'ispettore generale e il comandante del 10° centro, ma anche il colonnello Scopani, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Militari di Croce Rossa e che sta facendo un grandissimo lavoro, lui con l'associazione che sta portando avanti, di ricostruzione anche storica di tutto quanto la Croce Rossa ha fatto. Benissimo. E credo che sia un lavoro molto importante. Benissimo, noi ci aspettiamo sempre in trasmissione. Intanto grazie a te, buon lavoro, buona giornata, un saluto anche ai militari della Croce Rossa da parte dell'Italia Ascolta il Piave per il lavoro che fanno. Alla prossima. Ti ringrazio e saluto i tuoi numerosissimi ascoltatori. Grazie. Ciao Gianluigi. Siamo rientrati in trasmissione, grazie sempre a Vincenzo, al contributo speciale che danno persone come lui per l'Italia Ascolta il Piave. Grazie ancora anche per portare i miei saluti e i saluti di tutta la redazione ai militari Croce Rossa impegnati su tutti i fronti, anche
quelli interni, come vediamo con il problema immigrati. Dunque, andando avanti con il nostro programma, vogliamo parlare un attimo di questa battaglia del solstizio, che per quello che riguarda l'arma d'artiglieria è proprio la, diciamo, la più importante, dove praticamente questa specialità, appunto, dette un forte aiuto alla fanteria e alla vittoria finale. Ecco ragazzi, chi di voi non ha mai sentito appunto queste salve d'artiglieria, che quando appunto sono veramente, sono circa 200 decibel ogni volta che spara, e appunto questi ragazzi che erano nelle trincee si vedono arrivare addosso questo volume di fuoco aperto appunto la notte del 15 giugno del 1918, almeno 200 colpi per ogni pezzo schierato, circa 5.000, è ovviamente una cosa tremenda, un frastuono di quelli che ti fanno tenere giù la testa finché non, diciamo, non preghi che cada un po' più là. Bene, allora devo ricordare che ho partecipato come Radio Vacanze alla festa dell'arma d'artiglieria alla caserma Monte Finale di Bracciano, e ho trovato tanti ragazzi un po' motivati da questo racconto, e mi è sembrato appunto di vedere i loro nonni precedenti in grigio verde che appunto sfilavano a fianco a loro, specialmente nelle parole del comandante della caserma d'artiglieria di Bracciano. Erano presenti anche i nuovi ormai moderni dei paracadutisti del 185esimo. Voglio ricordare che c'era la Contraeri, c'era la Sforzesca e c'era anche il nucleo NBC, che è importante, è inquadrato nell'arma d'artiglieria, ma ha questa specialità del nucleo batteriologico e chimico, che con Vincenzo della Croce Rossa abbiamo raccontato tante volte quello che è stato appunto i gas, la scoperta di gas nella prima guerra mondiale, ed è stato veramente importante che oggi ci siano queste persone che studiano queste realtà cercando di limitare i danni, molto molto importante. Bene, detto questo, mi fa piacere invece invitarvi all'ascolto di Guido Molin con il suo racconto della prossima festa che faranno loro a Saletto di Piave, con appunto rievocando tutto quello che è stato l'evento della Grande Guerra, e poi in maniera molto forte faranno vedere con effetti speciali che cosa vuol dire appunto questa idea, questi ragazzi che a 18-19 anni venivano schierati sul fronte. Ecco, appunto, grazie a persone come Guido Molin e come l'Argine Maestro, l'associazione che lui dirige, dal prossimo 2 al 5 di luglio a Saletto di Piave ci sarà questa manifestazione, ma non togliamo niente al racconto di Guido. Io a te i nostri microfoni. Buongiorno carissimo Gianluigi, per dare ascolto a Piave, come stai? Non c'è male, dai, a parte il mal di gola. Allora ci sforzeremo poco. Allora, carissimi amici all'ascolto, il nostro amico Molin dal Veneto, che oggi presenta un libro sul diario, una specie di diario, se vogliamo, di un soldato della Grande Guerra. Dici un po' di più, che siamo curiosi. Allora, innanzitutto un libro che mi permetto proprio di pubblicizzarlo, di Roberto Roseano, che non è altro che un romanzo storico, dove la parte romanzata è quella che ha messo l'autore, e la parte invece storica è il diario praticamente del nonno, che racconta i suoi 4 anni di guerra, che ha fatto prima come fante normale della Brigata Taro, e poi nel momento in cui sono stati istituiti i corpi degli arditi, ha fatto richiesta anche lui di andare sugli arditi, e da lì racconta tutta un'altra storia di tutta un'altra guerra, che però è molto significativa. Quello che è bello è che non dà giudizi su quello che è stato fatto, ma riporta proprio il diario vissuto giorno per giorno, con i sentimenti di un giorno, i sentimenti dell'altro, ed è molto chiaro, molto bello, specialmente da tutta una serie di notizie
che non siamo abituati a sentire. A sentire. Certo. Ad esempio, perché la gente si iscriveva, si arruolava negli arditi. Il nonno Roseano si è arruolato per gli arditi perché la risposta era da morire in trincea in mezzo al fango di sicuro, a morire nei corpi d'assalto. Nei corpi d'assalto però, avendo mangiato bene, con la pancia piena, trattati bene e col divertimento, era decisamente meglio. Quindi questo è un po' che poi però leggendo il libro naturalmente si riesce a capire bene, insomma, ecco, si capisce bene, ecco, a volte è vero, questi ragazzi morivano di stenti in trincea, allora era meglio preferire andare a combattere, in poche parole, ecco, questo è un po' ad esempio un'altra conferma, che quando venivano destinati al fronte per i colpi di mano, quando arrivavano gli arditi gli austriaci li sentivano cantare, cioè per cui sì, nel momento in cui sentono cantare dicono adesso arriva l'attacco, e gli arditi avevano quella che non lasciavano prigionieri, questo era l'ordine che avevano, per cui gente che un'altra cosa, non andavano all'assalto ubriachi come tanti dicono, perché per fare per fare certe cose dovevi essere cosciente di quello che stavi facendo. Certo. Esatto. Non puoi immaginiamoci uno che si è bevuto magari, che ne so, mezza bottiglia di grappa, come può correre mentre gli spara addosso una mitragliatrice. Io penso che corra proprio poco. Certo. Sì, ma poi prego. No, e quello che è bello è che poi si parla di luoghi, di quelli che abbiamo sempre parlato, Fatalità, Montello, il Piave, sono proprio le zone dove, tra l'altro, quello che mi ha fatto piacere è che a un certo punto il 22esimo reparto d'assalto, dove c'era questo Roseano, si è fermato praticamente nei pressi di casa mia, ha sostato anche lì, così io ho, come si può dire, messo in collegamento quello che mi raccontava mio nonno, che c'erano stati gli arditi là, e Fatalità me lo trovo nel libro, con nome e cognome di chi è uno di quelli che ha sostato nelle zone nostre. Certo, cioè, certo. Perciò è tutto vero, è la verità toccata con mano, ecco, però allora parliamo veramente... Sì. Come abbiamo sempre fatto e detto noi all'Italia Ascolta il Piave, raccontiamo la gente, i fatti, le persone, esatto. E che ha la dice lunga poi la differenza, insomma, ce n'è. Oh, questo libro, dicevamo, è pubblicato, me lo ripeti per favore, che così poi... Allora, Roberto Roseano, L'Ardito, questo è il libro, esatto, adesso sto vedendo perché non c'è scritto... E questo libro me l'ha dato proprio lui di persona. Certo. Allora ce lo facciamo vedere, ricordiamo gli amici all'ascolto che possono scrivere a gianluigi@radiovacanze.com, noi gli faremo avere tutti quanti i riferimenti per acquistarlo. Qualche, anche sì, ma basta contattare anche ad esempio in Facebook Roberto Roseano, e poi lui direttamente vi darà tutte le indicazioni di come trovarlo, ve lo spedisce. Certo, però è un libro che merita. Merita soprattutto perché è la verità, come abbiamo fatto, non so, hai visto, no, il video che abbiamo girato il 24 maggio, che siamo andati praticamente soltanto in due, io e un mio amico, il granatiere, sono il comandante generale Armando Diaz, è dimenticato da ogni cosa, nonostante i fasti romani che la corona all'altare della patria, poi in realtà al comandante delle truppe non c'era andato nessuno, un po' che questa è stata una cosa brutta, e te lo dico, guarda, lo dico anche agli ascoltatori, abbiamo trovato delle monetine all'interno della tomba, come si buttano nella fontana di Trevi per tornare a Roma, immaginatevi un po' che cosa disgustosa è stato per noi trovare le monete da 5 centesimi dentro la tomba di questo nostro generale. Purtroppo quando si perde la memoria storica significa perdere anche rispetto, significa perdere anche ricordo di quello che è stato. Poi se facciamo i confronti con i giorni nostri, tutte le situazioni che puntualmente sentiamo al telegiornale, io con tutto rispetto non mi riconosco sicuramente in questa Italia permissiva di tutto, dove tutto va bene, dove chi paga le tasse alla fine è quello che è più considerato, diciamo, il peggiore di tutti, ecco, mettiamola così. E purtroppo qui mi sento anche di far polemica, perché credo che qui stiamo parlando di gente che ha creato una nazione, ci ha combattuto anche perché magari senza volerlo e tutto, e noi non abbiamo neanche più rispetto di queste persone, quindi questo mi fa veramente, mi dà molto fastidio. Questo è quello che facciamo, però il nostro dovere e anche la nostra battaglia è cercare di ricordare e portare avanti il ricordo di questa gente, anche attraverso i libri come il nostro amico ha pubblicato, raccontando la vera storia di un ardito, ecco, diciamo che chi lo legge cammina passo passo per i 4 anni di guerra di questo ragazzo, un po' che però. Ah, sicuramente sì, sicuramente sì. E, senti, e poi prego, oltre al libro,
Oltre al libro lo viviamo attraverso quella che è la rievocazione storica dei fatti, che ed era quella... proprio questo che ti volevo dire, che la manifestazione che tu fai a Saletto di Piave a partire dal prossimo 2 luglio, insomma, siamo arrivati ormai. Ormai ci siamo in fase di preparativi tecnici, proprio quindi con gli effetti speciali, tutto quello che sarà, gli impianti audio, perché sono previste una marea di persone, contrariamente alle previsioni, che vuol dire che c'è ancora un sentimento nascosto che magari da soli non abbiamo il coraggio di tirare fuori, ma quando succedono queste robe io sono convinto poi che ognuno torna un giro nelle emozioni, mettiamolo. Ok, allora ti ringrazio, grazie di essere stato con noi e ci risentiamo la prossima settimana proprio per parlare prettamente della tua manifestazione. Così diamo... Va bene, allora buon proseguimento di giornata a Guido Molin per l'Italia Ascolta al Piave, alla prossima settimana, un grazie ancora, ciao. Grazie, ciao. Ed eccoci qua, grazie ancora anche da parte mia a Guido Molin, personaggio veramente carismatico e una gran brava persona. Bene, voglio farvi sentire anche invece, come faccio sempre, ringraziando la nostra amica Vincenzina Corris, dal libro del suo papà, il nostro amico Alessio Maria Maffei, l'attore, ci racconta un'altra storia di questo alpino valdostano. A te Alessio, raccontaci le storie di questo nostro nonno in grigio verde. Milano, Treviso. Cessati prontamente i ludi di Capua, mi accingevo a partire, a tornare nella fornace ove quel piccolo fuoco d'un cuore ardente sparisce inghiottito nell'incendio divampante della passione di tutta una nazione in fiamme. Ci tornavo con la mia vecchia anima di combattente, rifornita essa pure di nuovi indumenti, ma a misura che mi avvicinavo su, che l'ardore speciale di colassù si faceva spada. Come se da quella romita punta si fosse rialzata un arcangelo che ingigantisce a vista d'occhio e rovesciando quanto vi è sovrapposto. Ecco il passato lieto, sorridente, pieno di gaudio e di spensierata vitalità, tutto ad un tratto annebbiarsi e diventato procelloso di risorse. Sento l'animo farsi piccolo, mi vorrei rannicchiare in un cantuccio, ma piango di dover abbandonare la vita così bella, così cosparsa di fiori, così soave di inebrianti fragranze. Quella vita intravista da una finestra aperta, quel mondo al quale con pieno diritto i miei 23 anni avevano il sacrosanto diritto di godere, non era per noi. Il grigio verde col suo odore, un po' acre, speciale, ci ricopriva le spalle, il dorso e le reni, votate alla sobrietà, al sacrificio. Per noi la vita era la rinuncia alla vita, era la volontà di chiudere le porte al desiderio, alla brama, era il raccoglimento austero. E per Brick, quel raccoglimento era come una ruota di fiori pungenti che facevano vibrare le corde dell'animo graffiandolo, lacerandolo, pur facendo cantare melodie, gioiose canzoni ed entusiasti inni marziali. A Mestre le notizie sono inquietanti. Che sarà dell'Italia? Che ne è delle nostre linee? Perché il treno non passava? Nel buio della notte, nella foschia pallidamente oscura, nulla si distingue. Il fischio del vapore è lacerante. Nessuno più dorme. C'è chi circola brancolando, postando le gambe che attraversano il passaggio. Si rivolgono domande e risposte fra sconosciuti che si danno del tu con la confidenza di fratelli. Mi riaddormento e dormo chissà quanto tempo, minuti, forse ore, chi lo sa. Non me ne curai di saperlo. Mi svegliava un brusio, il brusio delle voci e di passi misto allo sfregamento rumoroso di metalli, al girare delle ruote, del via vai, il tutto soffocato e rimandato dalla tettoia di una stazione. Una stazione coperta. Deve essere una grande città. Treviso non è la meta, ma l'alba ci dice che col treno, cioè con la tradotta, non si va più avanti. Calo la cassetta ed il sacco da montagna. La stazione è zeppa di ufficiali, le cassette sono ammonticchiate per 3 o 4 metri d'altezza. Tutti i depositi bagagli sono ingombri. Che si fa? Dove si va? A chi rivolgersi? Siamo 19 ufficiali del terzo alpini che ci ritroviamo, che ci restringiamo insieme affratellati da più stretta parentela da quel 3 sul trofeo. Cerchiamo dove rivolgersi per avere ordini, e se non almeno consigli. Troviamo Magnaghi, tenente colonnello, una volta comandante delle XIE, con altri ufficiali del terzo,
Troviamo Bassignone, maggiore del secondo. Trovo Cerruti Leone, capitano comandante mitraglieri. Era il mio primo ufficiale istruttore da recluta nel gennaio 1915 ad Aosta. Ritrovo un aspirante, Nobili, che era sergente al mio plotone alla 103 dell'Aosta. Strano, ieri gli dovevo il saluto, oggi me lo deve lui. Mattei Del Moro, qui a Treviso, s'attacca alla mia giubba e mi dice che non mi vuol lasciare, che so cavarmela bene nei pasticci, mentre lui, l'abitudine alla riservatezza di modi datagli con l'educazione aristocratica fine, lo lascerebbe crepare di freddo e di fame. Passeggiamo per la città dopo essere stati ad una specie di baracca coi battenti chiusi, che si chiamava ancora Comando Tappa, ma che sembrava soffocare. Sotto alla pressione di quella ressa di uomini giovani, seri, forti, volenterosi, annoiati di non saper come menarmi le mani, istupiditi ed imbrogliati di non aver gente da comandare e passeggiando, troviamo un fienile sopra una scuderia. Almeno non avremo freddo, almeno è ampia e sufficiente per ospitare altri fratelli che presumiamo di incontrare ancora e da accollare al nostro gruppo. Fissata la caserma, ritorniamo a passeggiare. Un punto, anzi un tratto di via, ha la preferenza delle carezze delle nostre suole chiodate. Da ambo le parti c'è un albergo. Noi abbiamo lo stomaco sano che non vuole ammalarsi per la noia e l'inoperosità. Magnaghi flagella col frustino il cuoio degli stivaloni allacciati come un busto di donna, ma il battere cuoio contro cuoio non cuoce i maccheroni. Ad ogni modo entriamo al Roma. Nel primo atrio, al di là di un cancelletto a grigliata, seduti ad un tavolino vicino, allora grazie come sempre al nostro carissimo Alessio Maria Maffei che ci dà come sempre il nostro supporto ai racconti e ci dà vita alla nostra trasmissione. E intanto ci sentiamo l'inno dell'Arma Aeronautica per poi parlare appunto del Museo di Vigna di Valle. Che nasceva a quei tempi, seppur poi prendendo forma nel 1923, ma l'idea di aver visitato questo museo, grazie anche all'invito del colonnello Bovesecco, incontro poi con un altro ufficiale, il tenente colonnello Ruggeri, che mi ha fatto da visita insieme appunto da accompagnatore durante questa mia gita, questa breve permanenza appunto nel museo. Vale la pena visitarlo se non altro per l'ingegneria che fa vedere, non c'è soltanto il concetto militare, ma proprio pensare che tra il 1900, i primi del Novecento, ecco, in 60 anni l'arma, l'aeronautica e l'ingegneria appunto aerea è arrivata sulla Luna. Ecco, questo è il motivo perché vale la pena. Ovviamente ci sono le quattro sezioni che hanno riguardato la prima guerra mondiale, eventualmente le campagne di Libia e poi fino ai tempi moderni, passando appunto per le campagne di Spagna, d'Africa e tutta la seconda guerra mondiale fino ai giorni moderni. Allora,
andate a vedere questo museo a Vigna di Val, il museo storico dell'aeronautica. Ci sono tante, veramente tante cose che vi incuriosiranno. E allora io con questa appunto note dell'inno dell'aeronautica voglio salutarvi, darvi appuntamento al prossimo martedì per l'Italia Ascolta il Piave, ringraziare tutti pubblicamente, ringraziare il mio amico granatiere di Sardegna Enrico Muccitelli, con lui ho abbracciato idealmente tutti i granatieri, fargli gli auguri per il loro raduno, è importante appunto lì sul Monte Cengio, ricordare e ringraziare Guido Muline, ricordare Leonardo Malatesta, insomma veramente tante brave persone che con me hanno permesso l'esito positivo di questo programma. Un abbraccio a tutti, arrivederci al prossimo martedì da Gianluigi, Radio Vacanze per l'Italia, Ascolta il Piave, un ciao a tutti e buon volo. Ciao!